Io mi sento adesso di parlare come quello che da 27 anni è a Saioni. Io sono a Saioni da 27 anni e ho investito tutto quello che ho, tutte le mie risorse, la mia famiglia. Dipendo da Saioni e sono uno dei pochi che ancora resiste lì, commercialmente parlando, che è ogni giorno che passa si vede che tirano giù le serranti. Ce l'hanno fatta i cittadini del comitato Saione a ottenere il consiglio comunale aperto per discutere dei problemi e delle opportunità del quartiere. Un confronto pacato dove vari cittadini hanno espresso quello che a loro dire non va e soprattutto le richieste all'amministrazione comunale. Quello che abbiamo chiesto in sintesi è che venga applicato lo stesso amore che viene applicato al centro storico, alla parte storica della città, che venga applicato a Saione, però anche a tutto il resto della periferia, perché effettivamente il centro storico funziona, è un modello di città che però non capiamo perché non viene poi applicato anche ad altre parti. Se narriamo da un punto di vista della sicurezza, inevitabilmente i provvedimenti presi saranno solo ed esclusivamente diretti verso la questione della sicurezza, però noi quello che cerchiamo di fare è cercare di portare una visione complessa della realtà e anche appunto del quartiere di Saione, dove c'è una molteplicità di problematiche economica, sociale, democratica, ovviamente di integrazione, di sicurezza e della gestione delle aree verdi come il Parco Pionta. I problemi principali sono la sicurezza, che tutti la richiedono, perché è fondamentale, perché chi viene da noi deve stare alle regole che abbiamo noi, assolutamente, quindi la sicurezza deve essere al primo posto, e il degrado strutturale. Perché evidentemente, e questo è venuto fuori in tanti interventi, non c'è la stessa attenzione che c'è nel centro, per la periferia, potrebbe essere Saione, ma anche Pescaiola, qualunque periferia, dove vive tra l'altro il 93% degli aretini. Quindi i marciapiedi sarebbero da rifare, l'illuminazione dovrebbe essere potenziata, i parchi dovrebbero essere resi più vivibili. E quindi ci sono tutta una serie strutturale di problemi strutturali che poi vanno declinati anche sul piano umano, perché il degrado strutturale porta anche il degrado umano. Vanno a braccetto, quindi noi bisogna risolvere questi due problemi, sicurezza e degrado strutturale. Più che decoro si parla di frequentazione, si parla di abbandono di attività commerciali, purtroppo è un problema non solo di Arezzo, le attività commerciali, il commercio in genere sta subendo una grossa inflessione, i centri storici in qualche modo si salvano perché hanno altre caratteristiche, sono meta, per fortuna nel nostro caso, sempre di più di turisti che in qualche modo fanno sopravvivere il centro storico, le zone più periferiche soffrono. Tutto quanto è nelle nostre possibilità per dare risposte sia in tempi brevi sia in tempi medi che lunghi a seconda delle richieste dei cittadini. Quello che ho tenuto a sottolineare è che è vero che oggi rappresento la figura del vice sindaco, ma sono anche un cittadino come tutti gli altri, quindi la politica è al servizio dei cittadini e i cittadini mi devono prendere come un riferimento per qualsiasi tipo di richiesta. Mi sono state sottoposte anche richieste banali e relativamente semplici per andare a risolvere problemi puntuali e molto, molto rapidi e per le quali ho chiesto ai miei concittadini di telefonarmi, di scrivermi, di contattarmi in qualche modo, perché ci sono alcuni problemi che veramente sono di facile risoluzione e per i quali possiamo dare risposte veramente immediate.